Benvenuti nella serie di video How To di New Holland. In questo episodio vedremo l'uso della funzione di limitazione del regime motore sui trattori T6 Dynamic Command. La funzione di limitazione del regime motore su questi trattori regola il regime del motore in base ai cambi di marcia per ottimizzare i consumi di carburante e la reattività in base all'applicazione. Le modalità Eco e Power si attivano girando la manopola di limitazione del regime motore, rispettivamente in senso antiorario e orario. Quando il trattore è in modalità Eco, cambia marcia in anticipo e scala in ritardo. Ai fini dimostrativi, il trattore si trova ora in modalità Eco e potete osservare come la trasmissione anticipi il passaggio alla marcia superiore in modo da ridurre il regime del motore. In scalata, invece, il passaggio della marcia avviene con un certo ritardo. Con la manopola girata in senso antiorario in modalità Power, si noterà come la trasmissione passi alla marcia superiore in ritardo e scali prima, così da aumentare il regime del motore.